Questo che strumento è? Allora, strumento è questo? Questo strumento è ceramera. A ceramera. Si usava una volta dai pastori? Sempre antica, un primo strumento antico. Lo usavano i pastori? Sempre un pastore la suonava, sempre il pastore, perché se non venivo la suonavo pastore qua la suonava. Un strumento antico. Un pastore? Vengo proprio di pastore, propriamente di nascita di pastore. Da dove arriva? Allora, da Melicucco. Quanti anni ha che viene qua a Torrenova per questa occasione Dumbi? Decianne, con quest'anno decianne. Dal 29 fino al giorno 9? Finché al giorno 10. Al 10, sì. Finca. Quanti elementi siete che suonate? Diciamo, tre, oltre la... tre. Sono le mie figlie, sono cose, il piffaro e il tamborello. Quindi quest'anno, ogni anno questo invito, ecco, chiamato l'invito poi. Tutto l'anno è invito, allora noi apriamo un'apertura per un invito alla Madonna, la portiamo come novena finché alla fine la portiamo sempre suonata. Viene costruita un aggeggio di questo? Allora, questo caino viene costruito, c'è il torno, viene mentuto tutti gli strumenti girato sul torno, poi si bucano perché viene trapanato tutto dentro con tanta passione, tanto lavoro, con carmezza, cosa, finché che viene su portato tutto finché alla fine. Ci sono note musicali, diciamo, che si fa? Qual è la nota musicale che si usa? Vabbè, le note musicali si portano propriamente ad orecchio. Questo è uno strumento ad orecchio, non è che ne è scritta in ciacqua. Allora viene cacciato la musica ad orecchio, praticamente come venivano delle vecchie pastori che venivano così, e viene da tradizione a tradizione sempre con quelle musiche andando davanti. Come viene la passione? Perché il pastore usava questo strumento? Allora, il pastore lo usava perché quando si è creato il primo strumento era il fravato. E chiamavano dialetti frischiotti. Poi piano piano, quando venne fatta la zampogna, giudicarono come zampogna un pezzetto, l'hanno formato 5 persone e suonavano ognuno una canna l'uno. Allora poi piano piano, sempre andare avanti col ciaravello così, dice: perché non facciamo per mo si suona tutto unico pezzo, allora segnaro, fanno un pezzetto, me li mettono tutto così. E così poi con l'utri risuonavano tutto lo strumento e suonava una persona. Questo come si chiama? La pelle come si chiama? L'utri. Questo si chiama l'utri all'antica. La procedura di fare questo come avviene? Dopo? Bene, la capra si buscia, mentre si buscia di nu pedi, poi viene dentro fuori, sì. Bene, devo uscire dalla testa, capito? Si prende da un piede e esce dalla testa. E quanto dura? Ma se lavora sempre circa 3 anni massimo. Sì, se no poi piano piano si strugge, non è che suonando si marcisce e si buca. Dopo si buca non è buono più. Quindi lei lo fa oltre per lavoro, lo fa per passione questo? La passione mia è propriamente perché viene d'origine, l'hai nel sangue, e senza di questa io mi sento, quando suono perché mi sento in agili, mi spoco tutto, perché è la musica che mi dà tutta la mia vita, tutta portare in avanti. Lei durante la vita fa il pastore? No. Da circa 20 anni dietro facevo pastore, adesso sono smesso, pastore niente, facevo il sagantino soltanto. La vita da pastore, com'era la vita da pastore? La vita da pastore era veramente faticata, perché era una faticaccia, perché la mattina alla sera doveva stare sempre là, non vedeva mai, come si dice, era sempre perduto. Perché l'animale usciva, il pastore, dalla mattina alla sera, se pioveva, se non pioveva, doveva fare quei sacrifici propriamente sempre presso, fare il pastore, presso dell'animale per votare. Ma la porta a pascolare. La famiglia vedeva poco? Poche. Famiglia, il giorno, la mattina e la sera, era sempre perduto.
C'erano feste, non no, c'erano? No, niente, no, feste niente. Se l'aveva un auretto non l'aveva di più. Così era il pastore. Il pastore era sempre perduto. Oggi è meglio questo che fa adesso o quando faceva il pastore? Ma adesso è meglio sì che il pastore, abbandonato il pastore, almeno se piove se ne va dentro e no, è sotto l'acqua con l'ombrello, sempre dalla mattina alla sera con l'ombrello. Che doveva fare? Così è. Va bene.